C'è poi un'altra istanza, Presidente. Lei ieri ha detto al pubblico ministero che le filze sono 130, che noi abbiamo dovuto vedere, in parte fotocopiare, con grosse difficoltà. Ma non solo 130 filze, evidentemente molte carte che si pensava di avere non le abbiamo avute, e per nostra colpa non le abbiamo lette, è stato molto difficile seguire questo processo, è evidente, soprattutto per noi che dobbiamo scegliere il materiale da analizzare. Durante gli interrogatori, a mio avviso, è scappata, diciamo, una domanda che potrebbe essere fondamentale, e quindi la rivolgo alla Corte, a uno dei testi, che è esattamente il maresciallo dei carabinieri di Calenzano per il secondo delitto del 1981. In questi giorni testi improvvisi o altri testi si sono ricordati di aver visto il Pacciani, il Nesi per esempio, un altro testo portato dalla parte civile avvocato Colao, in prossimità del delitto degli Scopeti in certe zone. Ora, il maresciallo di Calenzano, nel rapporto del 28 giugno 1982, dice, ed è il maresciallo, il barone, il comandante la compagnia, quindi siamo nell'82, dice questo qui. Bene. Due testi. Verso le 0:30 del 23:10, proprio Calenzano, verso mezzanotte e mezzo del 23 ottobre 1981, due giovani confidenti, che non intendono in alcun modo apparire o essere menzionati, riferivano che mentre a bordo di autovettura percorrevano via Mascagni di Calenzano diretti sulla citata via dei Prati, avendo notato un'autovettura proveniente dal senso opposto, riconoscevano una persona di età apparente di 45-50 anni, stempiata dal viso e sguardo stravolti, con lineamento tondeggiante, vestito di scuro, di cui riuscivano a far comporre un identikit della parte superiore, precisando di averlo notato bene per aver azionato i fari. Ora, dice successivamente, altro giovane confidente, anch'egli contrario ad apparire ed essere menzionato, e questo mi sembra strano, questi non sono confidenti, questi sono testimoni, come sarebbe a dire che non vogliono dare le proprie generalità, questi sono testi, non confidenti. E dice che si trovava sempre quella stessa sera, però alle 22:40, appartato insieme alla fidanzata a bordo dell'autovettura all'inizio di De Prati, di Chila in Bocca dal lato di Calenzano, in cui sostavano, e vede un'ombra. Dice questa persona che vede questo ragazzo aveva le stesse caratteristiche di quelle descritte dai precedenti due giovani, tranne una lieve differenza dei capelli. Dice, dando la sensazione che vi nascondesse sotto qualche oggetto. Aggiungeva che se avesse avuto la possibilità di rivederlo avrebbe potuto quasi sicuramente riconoscerlo. Le indicazioni sull'uomo sconosciuto fornite dal giovane in questione erano le stesse di quelle acquisite dagli altri due confidenti, tanto che confermava il primo identikit prodotto con la sola variante dei pochi capelli descritti. Ora, noi abbiamo che la notte del delitto delle persone vedono in orario prossimo all'omicidio stesso, prima e dopo, la stessa persona col volto stravolto che sta fuggendo, eccetera. Tanto che i carabinieri ne fanno un rapporto perché considerano una cosa importante. È il rapporto, ripeto, della Legione Carabinieri Firenze Compagnia di Prato del 28 giugno 1982. Delitto Baldi e Cambi Susanna. Ora, io penso che sapere i nomi di queste tre persone e sentirle sia importante. Io non avevo letto questo rapporto, mi sono riletto le dichiarazioni rese durante il dibattimento e nessuno ha posto una domanda su queste persone. Ecco, penso che sia importante. Io personalmente questo foglio non l'avevo letto, me ne ero scordato, era rimasto in tante filze che ho cambiato di posto, non l'avevo potuto visionare. Le altre parti non so se se ne sono dimenticate o se non hanno ritenuto opportuno porre delle domande precise su queste cose e soprattutto chiedere i nomi di questi testimoni, anche perché il dato che la persona da loro vista fosse stempiata è importante, perché mi ricordo che gli altri testimoni che hanno visto o ho creduto di vedere persone che possono essere interessanti ai fini di giustizia, anche loro hanno detto che era stempiato. Quindi, siccome
siamo nell'85, questi dicono di poterlo riconoscere, se lo vedono, sentiamoli. Sentiamo il maresciallo chi sono queste persone, ce lo deve dire perché non sono confidenti ma sono testimoni e che quindi ce lo dica. Ecco Presidente, quindi abbiamo quest'istanza, io non l'avevo vista prima, il testo era già stato citato per il maresciallo di Carenzano e comunque è firmato da un altro testo già sentito che è il comandante della compagnia Orfilio Barone, che ci dicono chi sono queste persone e che al fine di poterle sentire. Vi ringrazio. Le altre parti che cosa hanno da dire? I difensori di parte civile, già che ci siamo. Noi siamo remissivi su questo. Signor Pubblico Ministero? Si associa alla richiesta, comunque remissivo. Remissiva anche la difesa. Con l'augurio che poi non diventi da calvo, diventi pieno di capelli questo. Era stempiato. Chiesto. Aspetta, chiesto.